Benvenuti a questo nuovo video, sono Nicola, guardo e finalmente mi sono tagliato i capelli, che bello, finalmente! Ok, guardiamo il quarto episodio della Mente del Barry Biz, spero che devo prendere gli occhiali. Ecco, allora, adesso è il momento di iniziare la reaction, vai. Che cosa c'è adesso? Perché voglio dire una cosa. Siete delle nuove spie. Ah. Che cosa volete da noi? Vieni con me. Oggi domenica è il giorno che non si può fare niente, lo so, è veramente noioso. Pensiamoci, un dispositivo misteri. Sì, misteri ci chiama. Andiamo al negozio dei frullati. Gumball, Seth. Sì, Gumball e Seth saranno della nostra squadra. Lui della pazzia e lui dell'intelligenza. Sì, è così. Ah, quello capito, cerchiamo di riassumere. Set per l'intelligenza e Gambo per la pazzia, perché quello è un coglione, ricordiamolo. Mi ha scelto Gambo, non così. E Set. quindi è così. Poi qualcuno sta andando nella scuola di Hermon a rubare qualcuno. Barry Biss, buona fortuna. Cosa? Un coso? Le gomme appiccicose? Mamma mia, che idiota Gumball, che idiota, perché dovete cagare il cazzo con sto cartone? Ma tagliatevi i gormiti, altro che Gumball. Cose? Ma certo! Non dico Va al bene! Paolo Polini, Insieme dico alla ai gente, nostri? tagliatevi i gormiti. Sì! Andiamo, Elmo! Ho aggiunto Logan! Vogliamo! Fungiamo! Spiamo! Intelligentiamo! Pazziamo! Che cazzo Siamo vuol dire le intelligentiamo? Barry Bees! Ok. Nome Gumball, cognome Watt, sono a 12 nipoti con lei, come fratello, sorella, un pesce e un coniglio. Spia la pazzia. Buongiorno ragazzi, devo fare una cosa molto importante. Quel genere? Non sono affari tuoi. Tornate in Il classe. gol conosciuto è Presidente Brown. Che è sta cosa? Sente Gumball, ti presento l'aereo. Grazie, Juliet. Confortevole, grazie tante. Andiamo, Hermon. È qui che c'è il ladro. Impossibile, qui. Come ha detto Seth, andiamo a Emma, la città natale di Gumball! Finalmente una canzone! Si è lodato il Dio proprio! Fratello, che cosa ci fai qui? Fratello, sto bene, in una nuova scuola. Gumball, il tuo fratello è un pesce? Certo, ho anche una coniglietta come sorella. Certo, come fanno a capire che tu sei un gatto e quello. Beh, ma non lo so, va, ma che. Cioè, Paolo, l'hai fatto veramente coglione, Gambo. Cioè, bravo! Cioè, complimenti, l'hai fatto veramente bene. Non è sarcasmo, perché a volte quando Paolo sembra sarcasmo, ma. L'hai rappresentato bene, Gumball. È successo
successo a Elmo Skurhite una cosa importante. Pare che il signor Brown vuole rubare. Non so che cosa. Non so come controllarlo. Ci penseremo noi. Mamma mia, che idiota. Vuole rubare cosa? Soldi della banca? Se non sanno cosa vuole rubare, come fate a fermarlo? Cretino di un pesce! A sistemare, vero ragazze? Sì! Porco... Puoi contarci? Ci sto! Finalmente! Il segreto di Gumball e Darwin! Ehi, finto signor Brown! Grosso ragazzo! Di niente! Vediamo, chi è il finto signor Brown? Ah, un miraggio! Esatto, voglio da Elmo perché vorrei scoprire... Che cazzo è? A parte che ride palesemente con la bocca chiusa. Come sensei che ridono con la bocca chiusa. Aaron Mirage. Aaron. Che cazzo è Aaron? Dimmi nei commenti. Esatto, voglio da Elmore perché vorrei scoprire i segreti di Elmore. Aaron, non devi rubare. Calmati Rola. Aaron, continua. Grazie, e io coprirò il mio potere. Spostate, spie maledette. Salvato il segreto di Elmore. Grazie, Presidente Brown. Tieni, questo è per voi il messaggio. È mezz'ora. Ottimo lavoro per i bis e i due nuovi membri. Sette Gumball. Vabbè, a sto punto che sono c'è Gumball, certo, dovrebbe dire siamo i Barry Bees a sto punto. Vedi, ne vogliamo un altro? Perché mi sta un po' incuriosendo, sinceramente, mi sta un po' incuriosendo. Mamma mia, di nuovo il corso allo zero. Sì, certo. Ma che ci sente il corso allo zero con le Barry Bees, con i cartoni animati, se Speed è un cartone italiano? Aspetta, ma... No, coso. Aspetta. Dietro. Che è solo? Ragazze, chissà, questa c'è tanta. Vero, Bobby? Come l'anno scorso? Ciao, ragazze. Ho scoperto una cosa importante. Gumball, dov'è Seth? È nei costumi fai da te di Lenny Loud.
Seth, stai bene? Praticamente. Gumball, Ah. perché Seth sta dicendo praticamente? Non lo so. Forse c'è uno zampino del cattivo. E quindi? E quindi ha lo zampino del pirata praticamente. Oh, Io sta vibrazione così non la sopporto. buongiorno, Miss Berry. Buongiorno, Pine. Dove siete? Stato ipnotizzato dal pirata praticamente. Lo so. E io l'ho cercato di infettare quella parola. Attenti a Pine. Ok? Ma perché mo si non si può tipo fare praticamente? Perché? Che è sta cosa? Una spada di fine di Adventure Time. Sì, è vero, hai un costume. Lola, c'è il costume di fine. Quindi, Ah. che con è? Intelligentiamo, pazziamo, siamo le Beribisco. Aspetta, vediamo. Lola Badger, età 10, in pratica sportivo, vuole essere un supereroe. La corda, ok. Il pirata praticamente conquista tutti. Ma perché il pirata praticamente mo diventa? Amico Seth, Praticamente. sta dicendo un sacco di parolacce. Mi sta venendo voglia di cancellarmi l'account per aver visto sta cosa. Perché non si può dire praticamente? Perché? Dolcetto, Perché c'è il Dexter? controlla l'etichetta che c'ha nel costume di Seth. Va bene, Ah! l'etichetta del pirata E lei è praticamente uscita da sono Dexter, ho capito. ipnotizzati con navigatori Perché è una voce autonomi. femminile. Ora ho capito. Chi la capitava con questa cosa? Il pirata praticamente. E già, il mistero si infittisce. Lo so, questo infetta mai. Praticamente. Bobby, andiamo a fare dolcetto scherzetto? Da qualcun altro? Dai, Bobby, dai. Ah, sì. Sì. Dolcetto scherzetto? Dolcetti o Krabby Patty? Dolcetto o scherzetto? Sono un fan di Super Joe Master. Vuoi dolcetti, Blu? Cioè, perché non mi le caramelle poi il corso allo zero. Certo. Ci capisco un cazzo. Chiamatemi idiota, coglione, ma non è che ci capisco Sapete, un cazzo stasera. tanti anni fa sono nato qui, vi giuro, avevo la zucca di nome Buffete. Non discutere, pirata! Oh, appena, che cosa vuoi fare? Ci penserà Lola! Io? Sì? Come il cartone animato di Adventure Time. Lola. Lola contro il pirata Che? Vediamo come sarà lo scontro. Secondo me sarà. Va bene.
sistema li devi sfogliare tutti nudi e... Sì, sono un'esperta di sfogliare nude le persone. E io di togliere l'etichetta che c'ha loro. Cosa è successo? Ragazze, è bello essere nudi, no? Sì! Perché? Grazie, Gumball! Miau! Perché? Ti arrendi, pirata? Praticamente no! Morto. Ci rivedremo in futuro, ragazzine. Il pirata praticamente tornerà. Oh. Ehi, ragazze, oh, c'è finito veramente le caramelle. Eh sì, ragazzi, è il momento giusto per mangiare tante caramelle a volontà. Ehi, ragazzi, andate a vedere. Ciao, io sono Finn. E ottimo lavoro, Bebe Berry Bis. E anche Gumball è stato bravo. Ma che non ha fatto niente, fa tutto l'oro, che stai dicendo? Il prossimo set, e chi travestirai? Meno di missione. Pronti alla soluzione. Siamo le Berry Bees. Ah, sono vestiti da Rossaro Zero. Basta. Ne ho appena le scatole, mo. Ok, vediamo quanto più peso rimane. Un bel po'. Però stiamo finendo, stiamo proseguendo bene la serie di video. Ragazzi, abbiamo capito due cose, che però praticamente non piace a Paolo e che il Corsaro Zero mo diventa pirata praticamente, che per me rimarrà sempre il Corsaro Zero. Ragazzi, da Nicola Guardo, ciao!